Chi invece fa già festa e che ha iniziato alla grande questo campionato di Serie C dopo 23 anni di astinenza è il Fiorenzuola Calcio, che va a vincere in rimonta con l'uomo in meno sul campo di una delle big, il Feralpi Salò, e quindi non posso che fare i complimenti e credo che sia euforico il mister Luca Tabbiani. Complimenti davvero, mister. Eccoci, vediamo se riusciamo. Eccoci qua, mister. Ora sì, ora grazie mille, dicevo. Ecco, credo che dopo tanti anni di assenza ci sia stata una grande emozione anche da parte sua, che ha guidato il Fiorenzuola nella promozione storica. Beh sì, dai, eravamo particolarmente emozionati, più che altro pensando appunto da dove siamo partiti, trovarci in questa nuova categoria difficile senza aver potuto fare molte amichevoli, quindi bisognava capire un po' a che livello eravamo. Già in Coppa Italia avevamo avuto delle buone indicazioni, ma ieri abbiamo fatto una partita veramente importante. Nel primo tempo anche a livello qualitativo abbiamo messo in difficoltà la Ferralpi, anche se negli ultimi metri dobbiamo migliorare, ma dobbiamo iniziare a lavorarci perché abbiamo lavorato più nella fase di costruzione. Poi abbiamo saputo soffrire negli ultimi minuti perché con l'uomo in meno la Ferralpi metteva dentro tanti attaccanti e sono stati veramente bravi i ragazzi a soffrire, perché è una delle qualità più belle che ha questo gruppo, il fatto di mettere tutto per cercare di raggiungere il risultato già da un po' di anni. È una vittoria che vale tantissimo, varrebbe già tanto per il fatto che avete appunto battuto una squadra blasonata, comunque sulla carta più competitiva, ma appunto come sottolineavi è come l'avete fatto la cosa interessante, perché dopo l'1-1 vi siete ritrovati giustamente con l'uomo in meno per la doppia munizione di Palmieri e lì avete stretto i denti fino ad arrivare il gol su questa bellissima azione che si è sviluppata sulla destra e poi la conclusione di Nelli dalla distanza per il 2-1. Ti abbiamo visto correre forse più veloce dei tuoi stessi giocatori al gol, mister. No, sì, perché non ci speravamo, sinceramente era già un po' che stavamo soffrendo e ci stavano schiacciando, ma la squadra appunto con coraggio, perché siamo partiti dal portiere con molti giocatori loro a prestare, quindi abbiamo trovato tanto campo da attaccare dietro, chiaramente rompendo la prima pressione siamo riusciti appunto a trovare spazi. Un po' anche dal coraggio che ha questa squadra, che deve mantenere il fatto di la motivazione, diciamo, di questo gol. È chiaro che abbiamo un po' esultato in maniera particolare, perché trovarci avanti 2-1 a 8 minuti dalla fine, un uomo in meno a Salò, era difficile pensarlo, quindi è stata una grande gioia, ma sono molto contento più che il risultato, che sicuramente conta, ma adesso conta vedere la squadra con l'atteggiamento giusto. I ragazzi me l'hanno dimostrato sin dalla prima. Ora è chiaro che oggi esultiamo un po', poi domani ci dobbiamo ributtare sotto, perché abbiamo visto che i primi 10 minuti del secondo tempo siamo partiti veramente male e abbiamo subito preso gol. È una categoria dove se abbassi un attimo il ritmo e l'intensità è facile che paghi dazio subito, quindi siamo già pronti e consapevoli che è bello aver vinto la prima, ma dobbiamo dare continuità da sabato subito. Senti Luca, ciao innanzitutto, cerco ciao. Di farti fare un attimo il nostro mestiere, quello del giornalista, e decidere il titolo del giornale di oggi, cioè dopo la vittoria del Fiorenzuola. Te ne cito tre, che hanno tre concetti completamente diversi. Il primo è: il Fiorenzuola dimostra di poter stare in Serie C. Il secondo è: tre punti in meno alla salvezza. Il terzo è: che esordio del Fiorenzuola. Quale faresti tu? Ma il primo no, perché ne eravamo sicuri, perché quando abbiamo fatto nella costruzione della squadra eravamo sicuri di avere dei ragazzi pronti per la categoria. Io sono più per il terzo, che hai detto, che esordio. Che esordio il Fiore, che esordio. Okay. Ah, il terzo, sì. Perché io, ovviamente il nostro obiettivo è la salvezza, non è che dobbiamo fare né i presuntuosi, però io penso che nella vita bisogna sempre cercare di ottenere il massimo, e un obiettivo ti può dare dei limiti. Chiaro che se dovessimo raggiungere la salvezza anche all'ultimo minuto dei playoff saremmo contenti, però è anche vero che oggi darci un limite non è giusto, bisogna continuare a giocare e a divertirsi senza porsi limiti, non per presunzione o chissà che, proprio per il fatto che in questo sport qua a volte nascono delle cose incredibili, e perché darsi dei limiti all'inizio del campionato? Sempre sapendo e rimanendo consci che l'obiettivo è quello, però
ora dobbiamo pensare a fare squadra, a fare più punti possibile, e quando si arriverà a febbraio-marzo si capirà quale potrà essere l'obiettivo di una squadra. Ora nessuna squadra può dire io ho l'obiettivo di, perché poi i campionati prendono pieghe, sia in negativo che in positivo, strano. Senti, io di solito sono abituato ad analizzare le squadre almeno dopo 5 partite, però facciamo un ragionamento di questo genere. Alla vigilia d'inizio dell'attività agonistica, tu hai una trasferta in Coppa Italia contro l'Entella, che è una delle squadre favorite della Serie C, e la prima di campionato contro la Feralpi, che è una delle squadre comunque con un budget più importante della Serie C. Indipendentemente dai risultati, gioco due partite di spessore importante. Te l'aspettavi? Ma no, ma non per qualcosa, perché comunque il livello è diverso. Abbiamo sempre iniziato con 7/11 dell'anno precedente, quindi il cambio di categoria si paga un po', ma più che altro nel ritmo, nell'intensità, anche negli spazi, che c'è molti meno spazi nella costruzione, mentre magari in D qualche spazio in più si trova. Quindi ti devo dire di no, ma ti devo anche dire che negli ultimi 10 giorni la squadra aveva iniziato ad andare a una velocità importante con la palla anche in allenamento. Ti dico anche di no perché non avevamo provato nelle amichevoli per via del Covid, noi abbiamo fatto solo un'amichevole dopo 4 giorni di ritiro, che era relativo, voglio dire, nel senso che non potevamo ancora vedere determinati concetti. Quindi un po' di dubbi li avevamo. Ora, quello che dobbiamo essere bravi è che non è che abbiamo risolto tutto dopo una partita in Coppa Italia o nel campionato. Sicuramente siamo consci del fatto che ci possiamo stare, siamo consci del fatto che si può fare un determinato tipo di calcio anche in Serie C, sapendo che bisogna stare attenti tutti i minuti, perché ripeto, i primi 10 minuti siamo andati sotto meritatamente perché abbiamo abbassato un po' troppo l'intensità. Un'ultima battuta, Luca, e poi ti lascio alla partita Piacenza-Trento, giustamente. Com'è stata la tua vigilia? La vigilia è stata tranquilla, devo dire la verità, anche perché io ho questo gruppo di ragazzi dal quale poi sono stati aggiunti tanti nuovi che sono integrati veramente benissimo. Quindi io ho la consapevolezza che quando arrivo al campo al sabato o alla domenica, quando c'è la partita, i ragazzi daranno sempre tutto. È una certezza che ho già prima della gara, e per un allenatore puoi chiedere, se fare questa domanda a milioni di allenatori ti risponderanno tutti che quando un allenatore raggiunge questa consapevolezza sta molto sereno. Poi i risultati, a volte gli episodi ti danno una mano, come è successo ieri a noi, a volte non ti danno una mano, però ho la certezza di arrivare al campo e iniziare la partita e sapere che i miei ragazzi ci sono, quindi l'ho vissuta molto molto serenamente, devo dirti la verità, con la tensione giusta che merita una partita di campionato, ecco, ma non in maniera particolare.